Eccoci qui pronti per una nuova prova di consumi e autonomia sul nostro classico percorso, ma guardate cosa abbiamo qui, guardate i fari e una Model 3 Highland Refresh. E quindi sono veramente curioso di vedere se questo CX più affusolato la farà consumare meno della precedente versione con la quale condivide comunque batteria e motore. Questa è una versione a motore posteriore, quindi un solo motore, dovrebbe essere super efficiente. Sono davvero curioso, tra l'altro come potete vedere dall'auto c'è un po' di condensa e quindi le temperature si sono un po' abbassate, quindi attenzione anche a questo fattore. Ora saliamo in macchina e proviamola subito. Eccoci a bordo di questa nuova Model 3, trazione posteriore Highland con Fabio. Beh, già ci conosciamo, Sì, no? Eri ciao venuto, Fabio. Sì, ciao, eri ciao venuto con la Fabrizio. tua vecchia, tra virgolette, era del 2021, sempre trazione posteriore, però rossa. Questa Sì, è nera? questa è nera. Questa è nera, va bene, non è bianca. No, dai, va bene anche il bianco. Allora, intanto come va? Beh, molto comoda, sicuramente, ma proprio l'insonorizzazione si sente la differenza. Sì. Ah, Per sì. me, arrivando comunque da una Model 3 2021, l'ho sentito L'hai subito questa sentita? No, differenza, sì. effettivamente è proprio è quello che si è detto anche a livello di sospensioni, è proprio molto più Assolutamente. liscia, no? Come Sì. procede, molto più Piacevole alla piacevole, guida. bravo, bella, bella, mi piace. Beh, gli interni li vedremo poi con calma. Come sta andando il nostro test? Allora, abbiamo percorso 63 km degli 86 che dobbiamo fare. La media comunque stiamo facendo i 130 adesso, la media la stiamo tenendo abbastanza alta, siamo a 194 wh/km, ricordiamoci che ci sono 10 gradi, quindi attenzione poi quando paragoneremo il test. Ora ci avviamo verso la nostra colonnina, quindi abbiamo ancora una ventina di chilometri da percorrere, ricaricheremo sempre allo stesso livello di partenza per poi fare tutte le nostre valutazioni e successivamente faremo il test dei 115, quindi faremo entrambi. Puoi superarlo, vai, superalo tranquillamente, vai, alla grande. Così teniamo i 130, perché qui dobbiamo tenere la Hai velocità alta, ragione, eh. hai ragione. E tra l'altro si vede anche in galleria oggi, che bello, quindi posso parlare anche in galleria. Allora, usciamo. Perché, vi ricordo che il test si svolge proprio dallo stesso punto, che è una colonnina fast, dove abbiamo messo la nostra batteria al 55%. Ora facciamo la prima tornata a 130 km orari, ricaricheremo sempre al 55% e poi faremo la stessa cosa a 115 km orari per poi ricaricare sempre allo stesso livello di batteria. Così potremo fare tutte le valutazioni del caso come facciamo sempre. Ora andiamo alla colonnina, Sì. facciamo quello che dobbiamo fare e ci rivediamo per il test dei 115. A dopo. Eccoci qui nella prova dei 115 km orari. Abbiamo percorso 62 km, ce ne mancano sempre un 25. Stiamo tenendo i 115 bene, nel senso la media sarà sempre in linea anche con gli altri test, quindi non ci sono grosse problematiche da questo punto di vista. Siamo a 162 Wh/km e la temperatura è sempre intorno agli 11 gradi, quindi esattamente come nel test precedente dei 130. Secondo me ci saranno dei dati interessanti, delle sorprese, secondo me, perché vedremo. La temperatura, vi ricordo che comunque è un fattore molto importante. Vabbè, ora ci avviamo alla colonnina e io ne approfitto, visto che dopo ci vedremo in garage. Intanto dai, fai sto cambio corsia, dai. Proviamoci, dai. Perché lui Ecco. aveva, vai, va bene, ok, doppio clic, ok, grande. Rimetti 115 però. Oddio. Lui aveva Oh. sull'altra l'autopilot avanzato e su questa c'è il Sì. base, quindi deve ancora prendere un po' la mano sul cambio. Sì, quanto mai. Hai toccato il freno, l'hai disabilitato adesso. Sì, Sì, hai visto, eh? no, Vabbè, sono dai, andato in panico. facciamo un po' di pratica, dai. Ma in diretta è un casino. Vabbè, dai, Hai ne approfitto per ragione. ringraziarti Ci tantissimo. mancherebbe, è un Nuovamente, piacere. nuovamente. È un piacere. Allora ci vediamo quando fa caldo, così facciamo anche il test col Volentieri, caldo, non dai. vedo l'ora. Praticamente ha preso la residenza qua, Fabio, dai, va bene. Grazie mille ancora, Ci davvero. mancherebbe, grazie a te. E noi invece ci vediamo in garage con le nostre tabelle per analizzare tutti i dati.
Eccoci qui come sempre in garage per analizzare i dati della prova che abbiamo fatto oggi sulla Model 3 a trazione posteriore Highland, quindi nuova, la macchina aveva 1000 km, nuovissima, 10 giorni di vita. Come sempre partiamo dalle prestazioni perché ho misurato lo 0-100, così giusto per sfizio, l'auto è dichiarata 6 secondi e 1 e io ho rilevato 6 secondi e 26, ci sta perché comunque ero a 55% di batteria, quindi qualcosina perde con il calo proprio del livello di batteria, quindi devo dire che il dato è assolutamente in linea comunque con il dichiarato. Ora vi ricordo il percorso del nostro test: sono circa poco meno di 90 km, 88 km, soprattutto di autostrada, ma partono da una colonnina. Si percorrono 7,6 km di statale per andare a prendere autostrada, 36 km il tratto di andata, il giro di boa, 400 metri giusto per uscire e rientrare in autostrada, altri 36 km a tornare e poi gli altri 7,6 km per tornare alla nostra colonnina. Quello che facciamo è partire da un livello di carica, effettuare il percorso e riportare l'auto sempre allo stesso livello di carica. Questo ovviamente anche per valutare non solo il consumo effettivo che ci mostra il paddone, ma anche effettivamente quanta corrente, tra virgolette, utilizziamo non per la trazione, ma per la ricarica dell'auto, quella che poi effettivamente paghiamo. Ma ora ci arriviamo. Allora, attenzione alle temperature, come avevo già detto, perché siamo stati tra i 10 e i 12 gradi. Come ben sapete, una macchina elettrica in particolare, quando comincia a scendere sotto i 18-17 gradi, comincia a consumare un pochino di più perché deve climatizzare la batteria e tenerla comunque a una temperatura superiore. Diciamo che si sente un po' di più questo consumo maggiore man mano che si scende di temperatura. Ora andiamo a prendere i dati e vi dico una piccola particolarità della differenza di distanza delle due prove. Allora, facciamo entrare la tabella, eccoci qua, prova 130 che è di crociera, attenzione, non media, perché ovviamente la velocità media è un'altra cosa. Quindi, dove è stato possibile, nella maggior parte ovviamente del percorso abbiamo tenuto i 130 con autopilot e nell'altro caso i 115. Andiamo a vedere prima i 130, come vedete abbiamo percorso 95 km rispetto agli 88-89 che percorriamo di solito, perché l'auto è talmente silenziosa e piacevole che abbiamo sbagliato l'uscita. Comunque il percorso diciamo non è cambiato, perché materialmente abbiamo fatto altri 4 km in autostrada e poi 4-5 km in più in autostrada, e poi la distanza, diciamo, tra l'uscita dell'autostrada e la colonnina era sempre uguale, quindi circa 8 km. Quindi il dato è assolutamente paragonabile agli altri, anzi abbiamo tenuto un po' di più la velocità autostradale, che è quella che le fa consumare un po' di più. Ci abbiamo messo 55 minuti con una media appunto di 104 km orari. Vedremo poi nella tabella riepilogativa di tutti i nostri test che è una delle medie più alte, tra l'altro. Abbiamo la macchina, ci ha indicato un consumo di 180 wattora chilometro, vedremo poi il confronto con le altre, mentre abbiamo ricaricato effettivamente 20,34 kWh con un consumo lordo effettivo, considerata la ricarica ovviamente, di 214 wattora chilometro. La differenza rispetto al solito, diciamo in periodo estivo, che è sempre stato intorno al 9-12%, è stata del 19%. Perché? Perché ovviamente, come dicevo prima, quando andiamo a collegare l'auto a una ricarica veloce, la batteria ha bisogno di scaldarsi e quindi parte dell'energia presa dalla colonnina serve per scaldare la batteria, e più la temperatura è bassa, più questa energia verrà, tra virgolette, utilizzata, dispersa per proprio la climatizzazione, quindi non per la ricarica vera e propria.
Ho calcolato che in queste condizioni, quindi ripeto, 10 gradi e ovviamente velocità media di 104 km orari per il nostro percorso, questa auto ha un'autonomia completa, diciamo da 100 a 0, di 301 km, che è paragonabile al modello precedente. Comunque lo vediamo dopo nella tabella riepilogativa. Facendo un viaggio, quindi con multiple ricariche, quindi utilizzando diciamo un range che va tra l'80 e il 10 per poi ricaricare e fare sempre lo stesso giochino, abbiamo un'autonomia di circa 210 km, che vuol dire guidare un paio d'ore e fermarsi 20 minuti a ricaricare più o meno. Per quanto riguarda i 115 invece, qui il percorso è stato quello insomma di sempre, 89 km, 55 minuti, 97 km orari. Vi dico che per la prova di 115 la media è estremamente alta, kilowattora ricaricati 13,56, consumo dato dall'auto 150 wattora chilometro. In questo caso la differenza tra il consumo dell'auto e invece diciamo il consumo calcolato, considerata anche la ricarica, è del 16%, anche in questo caso comunque superiore al valore che abbiamo sempre avuto nel periodo estivo, e ci sta. In questo caso l'autonomia totale sale a 363 km, mentre l'autonomia tra l'80 e il 10% si attesta a 254 km. Ma ora facciamo entrare la super tabella comparativa. Cominciamo ad avere un bel po' di prove adesso. Dove si posiziona la Highland? È quella in verde, la quarta dall'alto. Io le ho messe diciamo più o meno rispettando la classifica di efficienza, se così si può dire. Allora, come si posiziona? Io l'andrei a paragonare proprio a quella che le sta sopra, quindi la Model 3, sempre a trazione posteriore, con circa 18, CATL, quindi batteria, la stessa batteria, 60 kWh, quindi esattamente la stessa macchina a livello di batteria e powertrain, cambia solo che è il nuovo modello, quindi con un CX leggermente inferiore. Ovviamente ci saranno anche altre modifiche poi interne. Vediamo che intanto le temperature. Nel primo caso, quindi con la vecchia, avevamo 17 gradi e 22 gradi, qui abbiamo 10 e 11 gradi, quindi va tenuto in considerazione. Le medie, nel primo caso avevamo 106 per la parte 130, ora oggi abbiamo avuto 104 e poi 94 e 97, quindi nella prova dei 130 siamo andati un pochino più piano, nella prova dei 115 siamo andati un pochino più forte. Quindi devo dire che alla fine sono dati assolutamente paragonabili. I consumi 175 per la vecchia, 180 per la nuova, 153 per la vecchia, 150 per la nuova, sono molto molto simili. Ora, le autonomie stessa cosa, perché veramente la differenza è assolutamente minima. Ovviamente la temperatura gioca un ruolo fondamentale. Cosa vuol dire? Qui vi dico, secondo me, cosa potremmo vedere d'estate con questa macchina, se effettivamente c'è un miglioramento a livello di efficienza. Allora, secondo me sì, perché comunque i dati che stiamo vedendo, l'autonomia e i consumi sono praticamente paritetici. Ovviamente provandola con una condizione di temperatura di 10 gradi superiore, probabilmente in quel momento vedremmo la differenza che c'è anche nel WLTP, quindi nel dichiarato, tra il vecchio modello e il nuovo. Quindi secondo me in quel caso potremmo effettivamente vedere una leggera efficienza migliorata per il nuovo modello. Ecco, io la leggo così, anche perché la differenza di WLTP tra il vecchio e il nuovo è veramente una manciata di chilometri, anche perché è già super efficiente, quindi andare a migliorarla ancora sicuramente succederà in futuro con il miglioramento delle tecnologie, il peso della batteria, il miglioramento del motore, però ecco, considerato che il powertrain è assolutamente lo stesso, migliorare l'efficienza già in questo caso solo col design dell'auto mi sembra un ottimo risultato, anche se di qualche chilometro. Comunque sia, in generale l'auto mi è sembrata estremamente comoda, sì ovviamente, ma proprio
silenziosa, davvero. Hanno fatto un super lavoro volto proprio al miglioramento della comodità dell'auto. Beh, questo è tutto per la nostra prova dei consumi e ci vediamo alla prossima. Fatemi sapere se c'è qualche auto che non ho ancora provato e volete proporla sul canale. Questo è tutto e ci vediamo alla prossima prova consumi. Ciao!